Buonasera cari amici, diciamo che fare questo video non è semplice perché come fa, dico io, una squadra come l'Adriatica Voletran che viene già da 3 KO di fico, gioca in casa la quarta giornata dalla fase 1, va in vantaggio, vince il primo set, poi 1-1, poi cade sotto 2-1. Poi sta lì, quasi quasi, che recupera, andare al tie break e zacchete, perde anche questo. Cara Adriatica, così non va. Ma scelta è pure arrabbiata, insomma. Qui bisogna voltare pagina. Poteva essere la nostra portata questa partita. D'altronde loro hanno fatto un viaggio non mica facile, dalla Calabria, poi queste temperature di gelo. Quindi cosa posso dire? Sono triste, amareggiato, ingazzato, come direbbe Lino Bembi. Non è possibile. Bisogna dare una svolta a questa stagione che è già turbata. Dall'inizio che è stato posticipato credo almeno 1/2 volte, quindi io sicuramente penso che sia Mauro Mazzolo come il presidente Mimmo Cosentino, come i dirigenti, vice allenatore, le ragazze stesse si stanno impegnando, però non si riesce a trovare la quadra e insomma. Bisogna cercare domenica prossima o sabato, non so quando gioco la prossima partita, l'Adriatica sarà la quinta giornata. Questo vuol dire che sarà, credo, l'ultima della prima fase, se non mi sbaglio, mi pare di sì. Quindi, cioè, bisogna cercare di mettere su almeno 3 punti o qualche punticino, diciamo così, in vista della fase 2, anche perché se non fossimo stati in una situazione di pandemia, quindi il campionato magari iniziava regolarmente ad ottobre, certo, magari era diverso. Io posso dire anche che le ragazze non sono sospinte dalla stima, dalla fiducia del pubblico che a volte può fare la differenza, anche se alla fine in campo vanno loro. Indipendentemente che parliamo di pallavolo o di altre discipline, o femminile o maschile, o di giovanile. Quindi, cari ragazzi, datevi da fare perché qua non dobbiamo retrocedere, qua dobbiamo mantenere la Serie B2. Il progetto l'abbiamo costruito bene già da qualche annetto fa, però se noi proviamoci, possiamo anche riuscire a rimanere in Serie B2, ma scelta è più contenta. Quindi, che dire? Ho detto, a me piaceva fare magari questo video con una bella vittoria dell'Adriatico, magari anche 3-2, ma purtroppo così non è stato. Quindi per i prossimi appuntamenti noi ci vediamo domani su YouTube, appunto sicuramente per parlare di Takeover Vengeance Day, nella notte tra oggi e domani, ricordo visibile legalmente sul WWE Network, ma poi qualcosina sempre esce fuori dal canale YouTube della WWE, certo, cose di poco però. Ho sul sito anche immagini, notizie, queste cose qui. Poi ovviamente sapete che attraverso D-Max, Discovery Plus, anche NXT, poi quando ci sono le puntate speciali, quindi sicuro per quello. Poi a breve incomincia tra poco la finale di Serie A maschile Coppa Italia 2021 Milano-Pesaro e domani faremo un video di resoconto anche di quella partita, anche perché considerata anche il tempo, molto probabilmente credo che dopo lo studio di domattina con il mio amico che mi aiuta per lo studio appunto della patente europea del computer,
sperando ovviamente di fare tutto bene, nei facsimili dei esami, però quindi di rilassarmi un pochino, non dico tanto, per guardare un po' take over, per... E niente, quindi ribadiamo, l'Adriatica purtroppo cade ancora una volta, quindi a questo punto sono 2 KO in gas e 2 KO fuori e bisogna trovare una svolta e speriamo che la prossima volta che gioca sabato o domenica possa andare meglio e soprattutto che la fase 2 possa essere più rosea, più fruttuosa di punti, va. Beh, io mi vado a godere Milano-Pesaro, poi vi racconterò domani. Ciao a tutti, alla prossima. Buona serata, freccate, ciao!